meeting internazionali nei paesi nostri partner, in particolare in Francia, in Spagna ed in Inghilterra. È un'occasione unica, insomma, e la fondazione promuoverà anche un bando affinché appunto questi giovani, queste persone possano iscriversi e partecipare, in collaborazione con l'Università di Salerno. Iniziamo già dalla primavera prossima, sarà anche uno strumento importante per il premio Alfonso Gatto, perché i vincitori del premio Alfonso Gatto faranno anche questo percorso formativo. Insomma, cerchiamo di, come dire, di proiettare la figura di Alfonso Gatto e anche l'opera della Fondazione al di fuori dei confini nazionali, speriamo di riuscirci. Il tuo progetto lo dimostra, quali sono gli step, quali gli obiettivi? Allora, è un progetto che parte da lontano, abbiamo avuto un anno di progettazione, i progetti europei sono particolarmente complicati. Lo step successivo sarà inquadrare attraverso un bando appunto i ragazzi e le persone meritorie che potranno e vorranno partecipare a questi meeting. Dopodiché ci sarà un periodo di screening e ci saranno poi questi invii veri e propri. I festival in questione, non parlerei neanche di festival, questi meeting di poesia e di letteratura si compongono poi in due momenti, uno prettamente, diciamo, performativo, un altro invece di studio, di workshop, e a Salerno i ragazzi che verranno a Salerno dalla Francia, dalla Spagna e dall'Inghilterra faranno un workshop proprio di traduzione sull'opera di Alfonso Gatto, in modo che noi avremo nel contempo anche la possibilità di pubblicare nei paesi i nostri partner l'opera di Alfonso Gatto con le traduzioni qui fatte a Salerno. Un'operazione importante, bella, ripeto, forse la cosa più importante che fino ad oggi.